bentornati a un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Italiano Raisi ha ceduto alla Svizzera WS Fashion il magnifico Alice di Rovereto, da lui stesso creato 45 anni fa e portato a livelli d'eccellenza. Il fondatore è rimasto alla guida dell'azienda. Laura Lodi, 18enne di Carpi, è la prima Miss dell'anno che deve ancora iniziare. È risultata la concorrente più votata al concorso per il titolo di Miss Bologna Web lanciato al Motor Show di Bologna. Una troupe della trasmissione Rai Porta a Porta in città per intervistare gli anonimi promotori della costituenda associazione Antibadanti. La giornalista Francesca Pozzi ha raccolto varie testimonianze. Al Ramazzini tramonta l'era della distribuzione automatica di cibi e bevande e debutta il primo bar dal vivo. Sarà gestito dal gruppo Risdorando, servizio di tavola calda assicurato, no alla somministrazione di alcolici. Successo in corso Alberto Pio per l'inaugurazione di Soho, il nuovo concept store di Eliotecnica Stermieri. Curiosità per l'installazione del robot in fibre di vetro alta 4 metri. 140 persone hanno partecipato all'ottava edizione di Ostetrici in Cucina al ristorante Villa Lesignana di Lesignana. I proventi dell'iniziativa destinati al sostegno dei progetti della buona nascita di Giuseppe Masellis. L'ausl garantirà la continuità di Mamme Oltre il Blu anche per il 2010, assumendo un nuovo psicologo addetto al servizio. Lo ha detto l'assessore Ronchetti in consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione di Daniela De Pietri. Verranno pubblicati in America i risultati di una ricerca condotta a Carpi sotto la direzione di Giorgio Guidetti e Giampaolo Papi, dimostrato l'esistenza di uno stretto collegamento tra vertigine parossistica e tiroide. Fonti rinnovabili per Eva, la centrale di cogenerazione inaugurata a Correggio dal sindaco Marzio Iotti. Funziona con pannelli fotovoltaici e solari, geotermia, gasificatori per biogas e motori alimentati con oli da colza. La CISL di Carpi si è interrogata sul dopo crisi, lo ha fatto nei giorni scorsi con un convegno. Presenti, oltre al segretario cittadino Roberto Giardiello, anche Francesco Falcone e Maurizio Lusvardi. Saldo negativo a novembre fra le imprese avviate e quelle cessate nell'area delle Terre d'Argine. Il dato è di 57 nuove imprese iscritte e di 65 cancellate. Hanno chiuso anche realtà importanti come MTN, Atene e Bisi Gioielli. Umberto Buglione, da 55 anni, compra Maglieria Carpi per il suo ingrosso di Napoli. Il sindaco Campedelli gli ha consegnato un riconoscimento per la fedeltà dimostrata. Prima apparizione pubblica per gli imprenditori altoatesini che hanno acquistato il frutteto Perinda di Cortile da Marsop Fruit. Continuità produttiva e occupazionale assicurate e nuovi investimenti in arrivo. Weekend all'insegna dell'arte d'avanguardia con il Festival Control C, la rassegna promossa dagli assessorati alle politiche giovanili e culturali. Tra gli eventi collaterali, la performance teatrale di Maria Giulia Campioli e Gaia D'Avoglio domenica all'Eden. Ed è tutto per questa settimana. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.